Hi everyone, in this video I speak in Italian. Allora, in questo video voglio parlare di due cose, così non sto a fare tanti video e faccio solo questo. La prima cosa che voglio parlare è del maltempo in Toscana. E la seconda cosa perché non sono andato a Lucca Comics. Faccio un solo video così almeno dico tutto senza star a fare due video. Ma prima di tutto devo parlare che purtroppo in questi giorni il maltempo ha fatto dei danni. C'è stato degli allagamenti, ci sono stati danni, gente che purtroppo hanno perso la macchina, non hanno più la corrente in casa. E quindi per tutte queste situazioni volevo dire che mi dispiace e spero che la gente vengano aiutati per tutte queste situazioni. Nelle zone qua, nei paesini in provincia di Pisa, secondo che zona c'è stata la pioggia, c'è stato qualche allagamento nelle strade, ma succede che qui quando piove forte un po' allaga la strada e poi va via. Mentre invece ci sono delle zone che purtroppo il maltempo ha fatto danni. Per esempio a Marina di Pisa il mare è andato sulla strada e ci ha portato dei sassi. Ci sono stati dei danni a Pistoia, le zone di Pistoia, Pontedera, se ricordo bene, Prato e anche Firenze. Quindi quello che voglio dire è che mi dispiace per tutte queste cose che sono successe e spero che le persone vengano aiutate. L'altra cosa di cui volevo parlare era del Lucca Comics perché non ci sono andato. Non ci sono andato perché in questi giorni ha fatto il maltempo, il tempo brutto, la pioggia e quindi per me era anche difficile andare, cioè potevo andare a fare un giro e non facevo le riprese e le foto perché è un po' difficile. Con una mano tenere la videocamera e con l'altra l'ombrello. Allora poi diventava difficile, quindi col tempo che era brutto e le piogge, così ho deciso di restare a casa. Purtroppo quest'anno ha fatto così ed è venuto tutti i giorni, ha piovuto dal 1° novembre fino al 4, mi pare. Il 5 era bello, ci voleva andare di domenica, però il problema è che la domenica, l'ultimo giorno, è un gran caos e poi anche un problema montare sul treno per tornare a casa, alla stazione, perché l'ultimo giorno c'è davvero un sacco di gente e certe volte non ci si fa a trovare posto sul treno. Ma questo è normale perché, nel senso, è normale perché è un evento conosciuto in tutta Italia, viene gente da tutta l'Italia e quindi c'è un sacco di gente che poi l'ultimo giorno montano sul treno per tornare a casa. E quindi purtroppo quest'anno è andata così, non ci sono andato, ci volevo andare invece, che mi piace sempre. Questa cosa, come quando faccio le altre riprese con la videocamera, faccio video, anche fare le riprese agli eventi come Lucca Comics fa parte di me. Andare a fare un video semplice, che riprendo a 360 gradi, riprendo gli stand, riprendo la gente che sono in cosplay, faccio qualche domanda. Sono cose che faccio, che ho sempre fatto.
Infatti delle persone che io conosco, che ci sono in contatto, me lo dicono, a me mi piacciono i tuoi video perché sono semplici, questo è quello che sono io. Io sono una persona semplice, video semplici, non ci sono né intro né musiche, le musiche non le metto perché tanto sennò poi c'è problemi di copyright. E quindi i miei video piacciono a delle persone perché appunto sono semplici, senza tanti effetti grafici, musiche o intro, altre cose che tanto io non le so fare e non mi interessa nemmeno metterle perché mi garba farli semplici così. E quindi niente, ho parlato purtroppo del maltempo, dei danni che ci sono stati e mi dispiace per le persone. Ho parlato perché non sono andato, ho spiegato perché non sono andato a Lucca Comics e niente, non ho altro da dire e